Milano? Preghiamo. Padre Santo, che nella tua bontà ci hai rinnovati a immagine del tuo Figlio, fa che tutta la nostra vita diventi segno e testimonianza del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore. Buongiorno fratelli. Il tema della riflessione è il progresso nella fede, il progresso della fede nella vita del sacerdote. Se noi come sacerdoti abbiamo fede, ma questa fede deve progressare, deve andare avanti, deve crescere, perché se la fede non cresce, rimane immatura e ci sono vite umane, anche vite sacerdotali a metà strada, perché la fede non è cresciuta, non è andata oltre, immatura. E noi sacerdoti, se non abbiamo una fede matura, capace di generare fede negli altri, quella paternità, no? Potremmo fare del male, e tanto male. No? Ma se la fede cresce, si fa tanto bene. Tanto bene. Io non leggerò tutto, perché io pensavo soltanto dirvi la prima parte, ma poi è venuto in mente di fare un'icona e vedere come questa fede è cresciuta in un uomo, in un sacerdote, in San Pietro. Come è cresciuta la fede in San Pietro. Ma prima, come cresce la fede? Sono due parti. E per non stancarti con tante parole, farla lunga,
Alla fine vi darò tutto il testo e così voi potresti leggerlo, meditarlo in alcuni giorni di questa Quaresima. Parliamo del progresso della fede nella vita del sacerdote. Signore, accresci in noi la fede. Questa domanda sorse spontanea nei discepoli quando il Signore stava parlando loro della misericordia e disse che dobbiamo perdonare 70 volte 7. Accresci in noi la fede. Chiediamo anche noi all'inizio di questa conversazione. E lo chiediamo con la semplicità del Catechismo che ci dice: per vivere, crescere e perseverare nella fede sino alla fine, dobbiamo nutrirla con la parola di Dio, dobbiamo chiedere al Signore di accrescerla. È una fede che deve operare per mezzo della carità, essere sostenuta dalla speranza ed essere radicata nella fede della Chiesa. Così il Catechismo ci dice. Mi aiuta a appoggiarmi a tre punti fermi, a me, quando penso queste cose. La memoria, la speranza e il discernimento. La memoria, come dice il Catechismo, è radicata nella fede della Chiesa, nella fede dei nostri padri. La speranza è ciò che ci sostiene nella fede. E il discernimento del momento lo tengo presente al momento di agire, di mettere in pratica quella fede che opera per mezzo della carità. Lo formulo in questo modo. Dispongo di una promessa. È sempre importante ricordare la promessa del Signore che mi ha posto in cammino. Sono in cammino, ho speranza. La speranza mi indica l'orizzonte, mi guida, è la stella e anche ciò che mi sostiene, è l'ancora ancorata in Cristo. E nel momento specifico, ad ogni incrocio di strade, devo discernere un bene concreto, il passo avanti nell'amore che posso fare e anche il modo in cui il Signore vuole che lo faccia. Fare memoria delle grazie passate conferisce alla nostra fede la solidità dell'incarnazione. La colloca all'interno di una storia, la storia della fede dei nostri padri che morirono nella fede senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano. Ci sono i testi. La speranza, da parte sua, è quella che apre la fede alle sorprese di Dio. Il nostro Dio è sempre più grande di tutto ciò che possiamo pensare e immaginare di Lui, di ciò che Gli appartiene e del suo modo di agire nella storia. L'apertura della speranza conferisce alla nostra fede freschezza e orizzonte. La nostra non è una fede davanti a un muro. La speranza ti porta all'orizzonte. Non è l'apertura di una immaginazione veleitaria che proietterebbe fantasie e propri desideri, ma l'apertura che provoca in noi il vedere la spogliazione di Gesù, il quale, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. La speranza che attrae, paradossalmente, non la genera l'immagine del Signore trasfigurato, ma la sua immagine ignominiosa. Attirerò tutti a me. E terzo, il discernimento, infine, è ciò che concretizza la fede.
ciò che la rende operosa, operosa per mezzo della carità, ciò che permette di dare una testimonianza credibile. Con le mie opere dimostrerò la mia fede. Con queste tre cose andiamo avanti. Memoria, speranza, discernimento del momento, il presente. Crescere nella fede. Torno per un momento al tema del crescere. Se rileggete con attenzione Evangelii Gaudium, che è un documento programmatico, vedrete che parla sempre di crescita e di maturazione, sia nella fede, sia nell'amore, nella solidarietà, come nella comprensione della parola. Evangelii Gaudium ha una prospettiva dinamica. Il mandato missionario del Signore comprende l'appello alla crescita della fede quando indica, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Così appare chiaro che il primo annuncio deve dar luogo anche ad un cammino di formazione e di maturazione. Sottolineo questo. Cammino di formazione e di maturazione nella fede. E prendere questo sul serio implica che non sarebbe corretto interpretare questo appello alla crescita esclusivamente o prioritariamente come formazione meramente dottrinale. La crescita nella fede avviene attraverso gli incontri con il Signore nel corso della vita. Questi incontri si custodiscono come un tesoro nella memoria e sono la nostra fede viva in una storia di salvezza personale. Questo è importante, no? La crescita nella fede avviene soltanto quando ci incontriamo con il Signore, e tante volte. C'è una maturazione costante che vale per il discepolo come per il missionario, per il seminarista come per il sacerdote e il vescovo. In fondo è quel circolo virtuoso a cui riferisce il documento di Aparecida che ha coniato la formula discepoli missionari. C'è un punto fermo. Il punto fermo della croce. Quando parlo di punti fermi o di fare perno, l'immagine che ho presente è quella del giocatore di basket o pallacanestro che inchioda il piede come perno a terra e compie movimenti per proteggere la palla o per trovare uno spazio per passarla o per prendere la rincorsa e andare a canestro. Per noi, quel piede inchiodato al suolo intorno al quale facciamo perno è la croce di Cristo. Non c'è un altro, eh? Una frase scritta sul muro della cappella della casa di esercizi di San Miguel a Buenos Aires diceva: «Fissa sta la croce mentre il mondo gira, stat crux tum volvitur orbis», motto di San Bruno e di Certosini. Poi uno si muove proteggendo la palla con la speranza di fare canestro e cercando di capire a chi passarla. La fede, il progresso e la crescita nella fede si fonda sempre sulla croce. È piaciuto Dio salvare per lo scandalo della croce, no? Torniamo alla memoria. Memoria
deuteronomica. In Evangelii Gaudium ho voluto porre in rilievo quella dimensione della fede che chiamo deuteronomica in analogia con la memoria di Israele. Nella moltitudine di testimoni a quale si parla, vedrete nel libro, si distinguono alcune persone che hanno inciso in modo speciale per far germogliare la nostra gioia credente. Molto importante andare indietro e cercare le radici della nostra fede, le persone che hanno aiutato a germogliare la fede, a crescere la fede. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, la lettera agli Ebrei. A volte si tratta di persone semplici e vicine che ci hanno iniziato la vita della fede. Paolo dice a Timoteo: mi ricordo della tua schietta fede, che ebbero anche tua mamma Loide, tua nonna Loide e tua madre Eunice. Il credente è fondamentalmente uno che fa memoria. Non si può credere senza fare memoria. La fede si alimenta e si nutre della memoria. La memoria dell'alleanza che il Signore ha fatto con noi. Egli è il Dio dei nostri padri e nonni. Non è Dio dell'ultimo momento, un Dio senza storia di famiglia, un Dio che per rispondere ad ogni nuovo paradigma dovrebbe scartare come vecchi e ridicoli i precedenti. La storia di famiglia non passa mai di moda. Appariranno vecchi i vestiti e i capelli dei nonni. Ci faranno ridere quando guardiamo le fotografie. Le foto avranno color seppia, ma l'affetto e l'audacia dei nostri padri, che si spessero perché noi potessimo essere qui e avere quello che abbiamo, sono una fiamma accesa in ogni cuore nobile. Teniamo ben presente che progredire nella fede non è soltanto un proposito volontaristico di credere di più d'ora innanzi, è anche esercizio di ritornare con la memoria alle grazie fondamentali. Si progredisce ritornando. Si può progredire all'indietro, andando a cercare nuovamente tesori ed esperienze che erano dimenticati e che molte volte contengono le chiavi per comprendere il presente. Questa è la cosa veramente rivoluzionaria, andare alle radici. Ricordo una volta, facendo gli esercizi, la meditazione della morte, del giudizio finale, non entravo, no? Queste cose che il predicatore aveva detto, bene, ma io non mi entravano. Era secco, no? E è venuto alla memoria uno scritto che mia nonna aveva sul comodino. Stai attento che ti guarda Dio, che ti sta guardando. Pensa che morirai e non sai quando. E di quel momento la preghiera è andata avanti. Sono state le radici a aprirmi la porta della strada. Il cristiano progredisce sempre dalle radici. Non dimentica le radici.
Quando più lucida è la memoria del passato, tanto più chiaro si apre il futuro, perché si può vedere la strada realmente nuova e distinguerla dalle strade già percorse che non hanno portato da nessuna parte. La fede cresce ricordando, collegando le cose con la storia reale vissuta dai nostri padri e da tutto il popolo di Dio. Secondo, speranza, non solo nel futuro. La fede si sostiene e progredisce grazie alle speranze. La speranza è l'ancora ancorata in cielo. Quella immagine di aggrappati alla corda di quell'ancora ancorata, no? Ancorata nel futuro trascendente, di cui il futuro temporale, considerato in forma lineare, è solo un'espressione. La speranza è ciò che dinamizza lo sguardo all'indietro della fede, che conduce a trovare cose nuove nel passato, nei tesori della memoria, perché si incontra con lo stesso Dio che spera di vedere nel futuro. La speranza, inoltre, si stende fino ai limiti, in tutta la larghezza e in tutto lo spessore del presente quotidiano e immediato, e vede possibilità nuove nel prossimo e in ciò che si può fare qui, oggi. La speranza è saper vedere nel volto dei poveri che incontro oggi lo stesso Signore che verrà un giorno a giudicarci secondo il protocollo di Matteo 25. Così la fede progredisce esistenzialmente credendo in questo impulso trascendente che si muove, che è attivo e operante verso il futuro, ma anche verso il passato e in tutta l'ampiezza del momento presente. Terzo discernimento del momento. Vediamo così come la fede dinamizzata dalla speranza di scoprire Cristo nello spessore del presente è legata al discernimento. È proprio del discernimento, questo è importante, è proprio nel discernimento del presente fare prima un passo indietro, come chi retrocede un po', per vedere meglio il panorama. C'è sempre una tentazione del primo impulso che porta a voler risolvere qualcosa immediatamente. In questo senso, credo che ci sia un primo discernimento grande e fondante, cioè quello che non si lascia ingannare dalla forza del male, ma che sa vedere la vittoria della croce di Cristo in ogni situazione umana. A questo punto mi piacerebbe rileggere con voi un intero brano di Evangelii Gaudium, perché aiuta a discernere quella insidiosa tentazione che chiamo il pessimismo sterile. Questa è una tentazione che a noi sacerdoti viene spesso. Leggo la citazione. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente
nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti e ricordare quello che disse il Signore a San Paolo: «Ti basta la mia grazia». La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla cizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. A volte l'anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla croce dove trafitto il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la speranza. Queste formulazioni, non lasciamoci rubare, mi vengono dalle regole del discernimento di Sant'Ignazio, che è solito rappresentare il demonio come un ladro. Spiego lì, no? Potete leggere voi. È importante a questo punto fare un passo avanti e dire che la fede progredisce quando, nel momento presente, discerniamo come concretizzare l'amore del bene possibile commisurato al bene dell'altro. Il primo bene dell'altro è poter crescere nella fede. La supplica comunitaria dei discepoli accresce in noi la fede, sottende la consapevolezza che la fede è un bene comunitario. Bisogna considerare inoltre che cercare il bene dell'altro ci fa rischiare. Un cuore missionario è consapevole che egli stesso deve crescere nella comprensione del Vangelo e nel discernimento dei sentieri dello Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada. Questo è Evangelii Gaudium. Credere. In questo discernimento è implicito l'atto di fede in Cristo presente nel più povero, nel più piccolo, nella pecora perduta, nell'amico insistente. Cristo presente in chi viene incontro, facendosi vedere come Zaccheo o la peccatrice che entra con il suo vaso di profumo o quasi senza farsi notare come l'emorroisa. O Cristo presente in chi noi stessi accostiamo sentendo compassione quando lo vediamo da lontano, disteso sul bordo della strada. Crede che lì c'è Cristo, discernere il modo migliore per fare un piccolo passo verso di Lui per il bene di quella persona è progresso nella fede. Non è un atto di beneficenza, no? Questo è il progresso della fede. Può farci bene soffermarci un po' su questo progresso nella fede che avviene grazie al discernimento del momento. Il progresso della fede nella memoria e nella speranza è più sviluppato. Invece, questo punto fermo del discernimento, forse non tanto. Poi
voi potrete leggere tutto il testo, fino a cui era quello che io volevo dirvi sul progresso della fede, no? Quello di memoria, speranza, punti fermi e discernimento del momento presente. Tutti e tre sono insieme nell'atto de fede e nel progresso della fede. Poi ho pensato all'icona di Simon Pietro. E questa è una seconda parte dove quello che ho detto si vede come è stato in Pietro, si vede come Pietro ha fatto il suo progresso nella fede. Simon Pietro passato al vaglio. Entriamo in pieno nel paradosso per cui colui che deve confermarci nella fede è lo stesso al quale spesso il Signore rimprovera la sua poca fede. È un paradosso, eh? Ma tu che devi confermarmi nella fede sei rimproverato dal Signore della tua poca fede. Il Signore di solito indica come esempi di grande fede altre persone. Con notevole enfasi loda molte volte la fede di persone semplici e di altre che non appartengono al popolo di Israele. Pensiamo al centurione e alla donna sirofenicia, mentre ai discepoli e a Simon Pietro in particolare rimprovera spesso la loro poca fede. E ci concentriamo in un passaggio centrale nella vita di Simon Pietro, quello in cui Gesù gli dice che ha pregato per la sua fede. È il momento che precede alla passione. Gli apostoli hanno appena discusso su chi tra loro sia il traditore e chi sia il più grande. E Gesù dice a Simone: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. È bello precisare i termini. Il Signore prega per Simone, ma pensando a noi, a tutti noi. Venir meno, la traduzione forse, che almeno a me piace, è eclissarsi, viene, da lì viene eclissarsi, ed è molto plastica l'immagine di una fede eclissata dallo scandalo della passione. È quell'esperienza che chiamiamo desolazione, qualcosa copre la luce. Tornare indietro esprime il senso di convertirsi, di ritornare alla consolazione precedente dopo un'esperienza di desolazione e di essere passati al vaglio da parte del demonio. Confermare si dice nel senso di consolidare la fede affinché d'ora in avanti sia determinata. La traduzione possiamo farla così: Simone, Simone,
Io ho pregato il Padre per te, perché la tua fede non rimanga eclissata dal mio volto sfigurato, in te che lo hai visto trasfigurato. E tu, una volta che sarai uscito da questa esperienza di desolazione di cui il demonio ha approfittato per passarti al vaglio, conferma con questa tua fede provata, parola che poi Pietro userà nella sua lettera, conferma con la tua fede provata la fede dei tuoi fratelli. Così vediamo che la fede di Simon Pietro ha un carattere speciale. È una fede provata e con essa egli ha la missione di confermare e consolidare la fede dei suoi fratelli, la nostra fede. La fede di Simon Pietro è minore di quella di tanti piccoli del popolo fedele di Dio. Ci sono persino dei pagani, come il centurione, che hanno una fede più grande nel momento di implorare la guarigione di un malato o della loro famiglia. La fede di Simone è più lenta di quella di Maria Maddalena e di Giovanni. Giovanni crede al solo vedere il segno del sudario e riconosce il Signore sulla riva del lago al solo ascoltare le sue parole. Invece la fede di Simon Pietro ha momenti di grandezza, come quando confessa che Gesù è il Messia, ma a questi momenti ne seguono quasi immediatamente altri di grande errore, di estrema fragilità e totale sconcerto, come quando vuole allontanare il Signore dalla croce, o quando affonda senza rimedio nel lago, o quando vuole difendere il Signore con la spada, per non parlare del momento vergognoso dei tre rinnegamenti davanti ai servi. Possiamo distinguere tre tipi di pensieri carichi di affetti che interagiscono nelle prove di fede di Simon Pietro. Alcuni sono i pensieri che gli vengono dal suo stesso modo di essere. Altri pensieri li provoca direttamente il demonio, dallo spirito malvagio. E un terzo tipo di pensieri sono quelli che vengono direttamente dal Signore o dal Padre, dallo Spirito buono. Adesso mi fermo in tre momenti della fede di Pietro, in tre momenti della vita di Pietro e la fede. Primo, i due nomi e il desiderio di camminare verso Gesù sulle acque. Primo momento. Ci sono due episodi nella vita di Pietro nei quali si può vedere una crescita nella fede che si potrebbe chiamare sincera. Sincera nel senso di senza complicazioni, nella quale un'amicizia cresce approfondendo chi è ciascuno senza che vi siano ombre. Uno è l'episodio dei due nomi, l'altro quando Simon Pietro chiede al Signore di comandargli di andare verso di lui camminando sulle acque. Quando Andrea dice a Pietro: abbiamo trovato il Messia, lì va da Signore e avviene il cambio di nome. Si tratta di una scelta che fa il Signore in vista di una missione, quella di essere pietra, fondamento solido di fede su cui edificherà la sua Chiesa. Notiamo che più che cambiarle il nome di Simone, di fatto ciò che il Signore fa è aggiungere quello di Pietro, tutte e due. Questo fatto è già in sé motivo di tensione e di crescita. Pietro si muoverà sempre intorno al perno che è il Signore, girando e sentendo il peso e il movimento dei suoi due nomi,
quello di Simone, il pescatore, il peccatore, l'amico, e quello di Pietro, la roccia su cui si costruisce, colui che ha le chiavi, che dice l'ultima parola, che cura e pasce le pecore. Mi fa bene pensare che Simone è il nome con cui Gesù chiama quando parlano e si dicono le cose come amici, e Pietro è il nome con cui il Signore lo presenta, lo giustifica, lo difende e lo pone in risalto in maniera unica come suo uomo di totale fiducia davanti agli altri, anche se è lui che gli dà il nome di pietra, Gesù lo chiama Simone. La fede di Simon Pietro progredisce e cresce nella tensione tra questi due nomi, a cui il punto fisso, il perno, è centrato Gesù. Anche noi abbiamo due nomi. Ognuno cerchi, no? Avere due nomi lo decentra. Non può centrarsi in nessuno di essi. Se volesse che Simone fosse il suo punto fisso, dovrebbe sempre dire: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Se pretendesse di centrarsi esclusivamente sull'essere Pietro e dimenticasse o colpisse tutto ciò che è di Simone, diventerebbe una pietra di scandalo, come gli accade quando non si comportava rettamente secondo la verità del Vangelo, come gli disse Paolo, perché aveva nascosto il fatto di essere andato a mangiare con i pagani. Mantenersi Simone, pescatore e peccatore, e Pietro, pietra chiave per gli altri, lo obbligherà a decentrarsi costantemente per ruotare solo intorno a Cristo, l'unico centro. L'icona di questo decentramento, la sua messa in atto, è quando chiede a Gesù di comandarle di andare verso di lui sulle acque. Lì Simon Pietro mostra il suo carattere, il suo sogno, la sua attrazione per imitazione di Gesù. Quando affonda perché smette di guarire il Signore e guarda l'agitarsi delle onde, mostra le sue paure e i suoi fantasmi. E quando lo prega di salvarlo e il Signore gli tende la mano, mostra di sapere bene chi è Gesù per lui, il suo Salvatore. E il Signore gli rafforza la fede concedendogli quello che desidera, dandogli una mano e chiudendo la questione con quella frase affettuosa e rassicurante: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Simon Pietro, in tutte le situazioni limiti in cui potrà mettersi, guidato dalla sua fede in Gesù, discernerà sempre qual è la mano che lo salva, con quella certezza che, anche quando non capisce bene quello che Gesù dice o fa, gli fa dire: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Umanamente, questa consapevolezza di avere poca fede, insieme con l'umiltà di lasciarsi aiutare da chi sa e può farlo, è il punto di sana autostima in cui si radica il seme di quella fede per confermare gli altri, per edificare sopra di essa, che è quella che Gesù vuole da Simon Pietro e da noi che partecipiamo del ministero. Direi che è una fede condivisibile, forse perché non è tanto ammirevole la fede di uno che avesse imparato a camminare senza tribolazione sulle acque, sarebbe affascinante, ma ci allontanerebbe. Invece questa fede, da buon amico, consapevole della sua pochezza e che confida pienamente in Gesù, ci suscita simpatia, e questa è la sua grazia, ci conferma. Questo è un passo nel progredire nella fede.
Secondo episodio, la preghiera di Gesù e il vaglio del demonio. Nel passo centrale di Luca, che abbiamo preso come guida, possiamo vedere ciò che produce il vaglio del demonio nella personalità di Simon Pietro e come Gesù prega affinché la debolezza e perfino il peccato si trasformino in grazia e grazia comunitaria. La parola vaglio, che evoca il movimento di spiriti, grazie al quale alla fine si discerne ciò che viene dallo spirito buono, da ciò che viene da quello cattivo. In questo caso colui che vaglia, colui che rivendica il potere di vagliare, è lo spirito maligno. E il Signore non lo impedisce, ma approfittando dalla prova rivolge la sua preghiera al Padre perché rafforzi il cuore di Simon Pietro. Il fatto che il Signore dica espressamente che prega per Simone è estremamente importante, perché la tentazione più insidiosa del demonio è che, insieme a una certa prova particolare, ci fa sentire che Gesù ci ha abbandonato, che in qualche modo ci ha lasciato soli e non ci ha aiutato come avrebbe dovuto. Questa eclisse della fede in questa tentazione davanti allo scandalo della passione è una delle cose per cui il Signore prega in modo particolare per tutti noi. Il Signore ci chiede di pregare sempre con insistenza, ci associa alla sua preghiera. Ci fa domandare di non cadere in tentazione e di essere liberati dal male, perché la nostra carne è debole. Ci rivela anche che ci sono demoni che non si vincono se non con la preghiera e la penitenza. Se nelle prove che hanno origine nella nostra carne il Signore ci incoraggia e ci rafforza, operando molte volte miracoli di guarigione, in queste tentazioni che vengono direttamente dal demonio, il Signore adopera una strategia più complessa. Vediamo che ci sono alcuni demoni che espelle direttamente senza riguardo. Altri li neutralizza mettendoli a tacere, altri li fa parlare, chiede il loro nome, come quello che era legione. Ad altri risponde ampiamente con la scrittura, sopportando un lungo procedimento, come nel caso delle tentazioni nel deserto. Questo demonio che tenta il suo amico all'inizio della sua passione, lo sconfigge pregando. Non lo caccia via, non gli risponde, no. Questo demonio Gesù lo sconfigge pregando. E quando noi ci troviamo in una situazione del genere, l'atto di fede primo che dobbiamo fare è: io so che il Signore prega per me. Signore, prega per me, perché la mia fede non venga a me. Io non lascio la vostra lettura per approfondire più, per non allontanare. Il progresso della fede quindi avviene grazie a questo vaglio, a questo passare attraverso tentazioni e prove. Tutta la vita di Simon Pietro può essere vista come un progresso della fede grazie all'accompagnamento del Signore, che gli insegna a discernere nel proprio cuore
ciò che viene dal Padre e ciò che viene dal demonio. Il terzo passo della fede di Pietro, il Signore che mette alla prova facendo crescere la fede dal bene al meglio e la tentazione sempre presente. Infine, l'incontro presso il lago di Tiberiade, un ulteriore passo in cui il Signore mette alla prova Simon Pietro facendolo crescere dal bene al meglio. L'amore di amicizia personale si consolida come ciò che alimenta il gregge e lo rafforza nella fede. Qualcuno interpreta le tre domande dell'amore di Gesù come un riferimento per perdonarli le tre volte che lo ha rinnegato, ma non è così. Pietro è stato perdonato con il pianto, lo sguardo di Gesù che lo fa piangere. C'è un'altra cosa. Forse la più grande tentazione del demonio era questa: insinuare in Simon Pietro l'idea di non ritenersi degno di essere amico di Gesù perché lo aveva tradito. Il peso dei nostri peccati tante volte ci allontanano del Signore. Ma come io con questo che ho fatto? Ma il Signore è fedele, sempre è fedele, e sempre ci porta avanti. E a Lui non solo perdona, non solo con quelle tre domande li conferma nel pascolare di portare avanti il gregge, non solo gli dice, le domanda se lo ama più delle altre, se lo ama, e poi si è amico. Progrediscono le domande. Il Signore va avanti e la fede di Pietro è piena. E quel peccatore che lo ha rinnegato, il Signore l'ha fatto Papa. Questa è la logica del Signore. Ma sembra finito, ma tuttavia sorge una nuova tentazione, questa volta contro il suo migliore amico. La tentazione di voler indagare sul rapporto di Gesù con Giovanni, il discepolo amato. Il Signore lo corregge, taglia la cosa. Severamente, a te che importa? E finisce la storia. Noi possiamo leggere tranquilli a casa, durante i giorni della lettura spirituale, questo come si progredisce nella fede e come è stato lo sviluppo della fede in Pietro. Una cosa è chiara: la tentazione sempre è presente nella vita di Simon Pietro e la tentazione sempre è presente nella nostra. Di più, senza tentazione non si progredisce nella fede. Il Padre nostro, chiediamo la grazia di non cadere, ma non di non essere tentati. A me piace ripetere che un sacerdote e un vescovo che non si sente peccatore, che non si confessa, si chiude in sé, non progredisce nella fede. Ma bisogna stare attenti a che la confessione e il discernimento delle proprie tentazioni includano e tengano conto di questa intenzione pastorale che ci ha a tutti i sacerdoti.
Se rafforziamo la fede degli altri, lo facciamo come peccatori. E quando pecchiamo, ci confessiamo per quel che siamo, sacerdoti, sottolineando che abbiamo una responsabilità verso le persone e non siamo come tutti. Dicevano, con questo finisco, dicevano i nostri anziani che la fede cresce facendo atti di fede. Simon Pietro è l'icona dell'uomo a cui il Signore Gesù fa fare in ogni momento atti di fede. Quando Simon Pietro capisce questa dinamica del Signore, questa sua pedagogia, non perde occasione per discernere in ogni momento quale atto di fede può fare nel suo Signore. E in questo non si sbaglia. Tanti momenti così diversi nella sua vita, eppure un'unica lezione, quella del Signore che conferma la sua fede perché Lui confermi quella del suo popolo. E così la nostra. Signore, conferma mia fede perché io possa confermare la del popolo. Chiediamo anche noi a Pietro di confermarci nella fede, perché noi possiamo confermare quella dei nostri fratelli. Grazie. Adesso c'è la meditazione stampata, vi diranno dove prenderla. E anche vorrei regalarvi come anticipo della Pasqua questo libro che è stato fatto da una intervista a un sacerdote, un grande confessore a Buenos Aires che ho conosciuto, e ha 90 anni, io credevo che era minore di me, ma non ha 90 anni, è un cappuccino, sempre alla coda, sempre, tutti, vanno a tutti, ricchi, poveri, preti, suori, tutti. E si legge bene, no? Come un romanzo, ma è la verità, forse ci aiuterà a crescere nella fede nel Signore che è tanto misericordioso e perdonare. Il libro si chiama Non aver paura di perdonare. Grazie. Santo Padre, al termine di questa mattina permetta a me di esprimere a nome di tutti i confratelli vescovi e sacerdoti, noi che siamo i suoi preti, vescovo di Roma, di dirle veramente grazie per questo incontro. Grazie perché ci fa pensare, non sono testi e pensieri questi che si ascoltano, ma ella opportunamente ce li dà scritti. E mi ricordo quando me ne ha parlato la prima volta, mi ha detto: io non vi dirò tutto, però vi darò il testo perché possiate meditarlo durante la Quaresima. Avendo ascoltato, adesso trovo proprio che è un cammino che dobbiamo fare sul tema del crescere nella fede. La ringraziamo tanto perché ha dedicato anche questa mattinata a noi, per le cose che ci ha detto e per i doni che ci fa. Confidi che i suoi sacerdoti di Roma non solo vogliono bene al Papa ogni giorno, sempre, ma si sentono anche figli affezionati nel cammino che il Papa ci indica. Ci accompagni con la sua preghiera in questa Quaresima, in modo da arrivare a Pasqua
veramente arricchiti e di essere quelli che nella Chiesa di Roma, crescendo nella fede, aiutano a crescere nella fede in questa città che ce n'ha tanto bisogno. Grazie tante, Santo Padre, e se ci dà la benedizione. L'Angelus in italiano o in latino, come preferisce? Loro come lo pregano? In latino lo sanno tutti, anche a memoria. Angelus Domini, nunc si avit Maria. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Il Verbo un caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Gratiam tuam quae sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie tante, pregate per me. Vorrei dire di aver pazienza perché uscendo troverete il testo della meditazione, il libro in dono. Ce n'è per tutti, ognuno ne prenda una copia naturalmente, ce n'è per tutti, è dono del Santo Padre, abbiate solo un po' di pazienza, siamo tanti, ma ci sono gli incaricati che ve li daranno a tutti. Grazie niente, ancora. Niente furbizia, eh? Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo Gloriosa, Super Omnes Speciosa, Vale o valde decora et pro nobis Christum exora.